questo momento, che sono circa le 6, siamo qua proprio dalla frana con l'impresa, è sceso un po' di materiale, la rete lo ha fermato parzialmente, una pianta si è piegata, che è l'ultimo tratto della rete, quindi però i sassi sono stati trattenuti. La pioggia di questa mattina purtroppo non ha consentito quello che si pensava in termini di quantità, quindi domani mattina si rifaranno degli altri fori, perché ci sono delle altre rocce che sono in crepa e quindi vanno tolte, e bisognerà solo aspettare domani per capire alla fine della giornata a che punto si potrà essere. Quando la strada sarà riaperta e gli sfollati potranno tornare nelle abitazioni? Quando lo STER, la Regione, l'Ingegner Merati, la Direzione Lavori e la Provincia dirà che è tutto sotto controllo, e io sarò ben felice di poter far entrare i miei concittadini e aprire la strada. Si va verso la fine della settimana? Guardi, non voglio dire verso la fine della settimana, io mi auguro prima, ci auguriamo tutti prima, però fin quando il materiale che è in roccia non è tutto a terra, non è messo in sicurezza, in questo momento ho parlato un secondo fa con l'ingegner Merati e non possiamo anticipare nulla. E riguardo il collegamento stradale con l'Alta Valle, i mezzi pesanti hanno qualche possibilità, hanno qualche fascia oraria in cui poter transitare? Allora, questo lo vedremo soltanto domani sera, quando il lavoro, sperando che vada tutto bene, sarà terminato, quindi ci sarà tutto il materiale a terra, e quindi a voce ferme potremo ragionare se riusciremo a far transitare qualche mezzo pesante di cui sono al corrente di chi ha bisogno di lavorare per poter continuare l'attività, ma pensavo davvero questa sera di poter dare questa notizia, ma ahimè sono qui in frana con il direttore lavori, con l'impresa, e vi assicuro che non è proprio pensabile in questo momento, quindi bisogna comunque, come ho detto, aspettare domani, la giornata di domani, come si evolve. Che opere sono state realizzate? Ma in questo momento le opere che sono state realizzate sono le due reti, come vi ho detto, il vallo e il vallo ai piedi della frana, niente di più. Adesso hanno iniziato appunto a togliere tutte quelle rocce che chiaramente sono in crepa e hanno necessità di scendere.